open sesame. Your heart is like a treasury. It's not a virtue and it's not a gadget, just another secret. How can I decode it? Seems so automatic. Need more miracles and magic. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined? Sesame, your heart is like a treasury. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined? Questi erano gli Eclipse, un gruppo inglese, sono marito e moglie, nel secolo Noemi Binder e Gregor Binder, appunto sto dicendo, un gruppo inglese, marito e moglie, che vivono però in Irlanda. Noi ci pregiamo di poter aprire le nostre trasmissioni con la loro bellissima canzone. Questa era Access Granted, quindi scusate, ho un pochino di tosse, in italiano sarebbe accesso garantito o scontato, insomma garantito. Ecco, questa sera non sono in compagnia, ahimè, dei miei due compagni di viaggio, Roberto Di Pietro e Gabriele Giardini, che saluto con effetto, non possono esserci perché entrambi sono impegnati, bene sì, anche la sera, perché per gli artisti o gli editor, per gli artisti nel caso di Gabriele Giardini o per gli editor nel caso di Roberto Di Pietro, è possibile che alcune presentazioni di libri, alcuni incontri che possono dare una svolta alle loro carriere artistiche o letterarie nel caso di Roberto, si organizzino proprio durante la sera. Questo da una parte, noi non abbiamo la possibilità di averli in trasmissione, e dall'altra però è un valore aggiunto, come sempre dico, perché attraverso questi incontri, queste
questi incontri professionali, artistici e letterari, essi possono accrescere ancora di più la loro già grandissima competenza. Quindi questa sera vi farò compagnia io e come ogni tanto faccio quando non sono in compagnia, la compagnia degli amici di cui ho parlato prima, amici e compagni di viaggio di cui ho parlato prima, mi diretto a leggervi qualche poesia, qualche passo di qualche libro o anche qualche passo della, ad esempio della Divina Commedia, qualche canto, scusate, della Divina Commedia. In questo caso ho deciso per voi, scusate un secondo, eccomi di nuovo in diretta, scusate, stavo dicendo che la scelta che ho selezionato per voi questa sera è il terzo canto della Divina Commedia. Il terzo canto parla appunto dell'entrata nell'inferno di Dante ed è il canto, a mio giudizio, più teatrale, perché se fosse potrebbe essere rappresentato così com'è in un palcoscenico. Potrebbe essere il testo di un dramma rappresentabile senza variazioni, senza correzioni che possano adattarlo al teatro, così com'è, così come ci si presenta ai nostri occhi. Perché le voci ci sono più protagonisti, le voci sono diverse e tutte hanno un loro ruolo e un loro significato, perché infine è ricco, ricchissimo di immagini, tali appunto che potrebbe essere rappresentato in teatro. Ma adesso lasciamo che parli Dante con i suoi mirabili versi, in questo caso è il canto terzo dell'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse un alto fattore, fecimi la divina potestate, la somma sapienza, il primo onore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterno Dio, lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro venivano scritte al sommo di una porta, perché io, maestro, il senso loro è duro. Ed io in me, come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco udito, detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto, e poi che la sua mano la mia pose, con il mio volto un Dio mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Quindi sospiri, pianti e alti guai risuonavano per l'aere senza stelle, perch'io al conciar mi lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suoni di manconelle facevano un tumulto, il quel s'aggira sempre in quell'aula senza tempo tinta come in arena quando turbo spira. Ed io, che avea d'error la testa cinta, dissi: maestro, che è quel chiodo e che gent'è che parne il gol si vinta? Ed egli a me: questo misero modo tenne l'anima triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli, ma
fu fedele a Dio, ma per sé, fu oro. Caccia lì i cieli per non esserne belli, né lo profondo inferno li riceve, che alcuna gloria in lei avrebbe belli. E Dio, maestro, che è tanto greve, allor che lamentar lo fa sì forte, rispose, dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte, e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragionam di loro, ma guarda e passa. Ed io, che riguardai, vide un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni pose mi pareva indegna. E dietro le venia si lunga tratta di gente, chi non avrei creduto la morte tanta ne avesse disfatta. Poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto e vidi conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi, certo fui che questa era la setta dei cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici suoi. Questi sciagurati, che non furono vivi, erano nudi e stimolati molto da mosconi e da vespe, che erano vivi. Elle regavano loro di sangue il volto, che mischiato di lacrime a loro piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardar oltre mi diedi, vidi gente alla riva di un gran fiume, perché io dissi, maestro, or mi concedi ch'io sappia quali sono, quel costume le fa di trapassar parersi pronte, come io discerno per lo fioco lume. E digli a me, le cose ti fier conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allora con gli occhi vergognosi e bassi, temendo non mio dirli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco, verso di noi, venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave! Non ispirate mai veder lo cielo, io vengo per menarvi ad altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. Il duca, lui, scusate, Caron, non ti crucciare, volsi così colà dove si può ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci, for quete le lanose gote, al nocchiero della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme note, ma quell'anime, che erano lasse e nude, cangiar colore di battero i denti, ratto che inteser le parole crude. Bestemmiamo Dio e loro parenti, umana spezie, il loco, il tempo, il seme, di loro semenza e di loro nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia, che attende ciascun uomo che Dio non teme. Caro demonio, con occhi di bracia, loro accennando tutte le raccoglie, batte corremo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levano le foglie, l'una appresso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similmente il malseme d'Adamo, gittansi di quel lito ad una, per cenni come l'uccel per suo richiamo. Così se vanno per l'onda bruna, e avanti che sian di là discese, anche di qua
nuova schiera, Sauna. Figlio mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono in linea di Dio, tutti convengono qui di ogni paese e pronti sono a trapassarlo io, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema, si volve in disio. Quinci non passa mai l'anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere oramai che il suo dir suona. Finito questo, la dura campagna tremò sì forte che di uno spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lacrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la quale mi vinse ciascun sentimento, e caddi come un uomo cui sonno piglia. Ecco, questo era il terzo canto dell'Inferno, della Divina Commedia, in particolare il libro dell'Inferno di Dante. Credo che sia particolarmente bello, efficace, teatrale e pieno di immagini, oltre a una serie di personaggi che interagiscono come, a mio giudizio, nessun altro personaggio reagisce con gli altri negli altri canti come in questo. Bene, questa, io vi consiglio di rileggere questo canto bellissimo, magari ascoltando anche Il mondo in parole e regola d'arte, affinché possiate apprezzarne anche la musicalità del medesimo. Che dire, oggi appunto sono privo dei miei compagni di viaggio, ma mi fanno compagnia ancora gli Eclipse, riascoltiamo con grande piacere questa Access Granted, questa bellissima canzone, prima di poi congedarci salutando i nostri ascoltatori. Eclipse con Access Granted. Sesame, your heart is like a treasury. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined?
granted. Access granted. 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 Questi erano i bravissimi Eclipse, li abbiamo sentiti per due volte la stessa canzone, sì, ma ci piace ascoltarla, goderla in tutta la sua musicalità e bellezza. Bene, siamo arrivati ai saluti, io saluto ovviamente tutti coloro che ci ascoltano con grande affetto e in particolare questa sera saluto la nuova ascoltatrice, si chiama Natalia, vive in Polonia ma è ucraina, e a lei è dedicata questa puntata del Mondo in Parole a Regola d'Arte. Ovviamente lei non parla inglese, quindi scusate, non parla italiano, quindi lo dirò anche in inglese. My dear Natalia, this radio show tonight is dedicated to you. Thank you very much for your beautiful words and our wonderful, beautiful communication we had today. So thank you very much. A big kiss for you. And speak to you soon. Ecco, ho salutato questa nostra nuova ascoltatrice. E per quanto ci riguarda, ci risentiamo mercoledì prossimo su queste frequenze, sempre con il Mondo in Parole a Regola d'Arte. L'orario è sempre quello, dipende poi dalle serate, dagli impegni di ciascuno dei conduttori. Ovviamente questa sera, ad esempio, la puntata è iniziata un pochino più tardi, ma comunque l'orario è grosso modo 8:30-9:30. Da lì si parte e poi si va avanti ad sidera, come dicevano i latini. Bene, un caro saluto dal Mondo in Parole a Regola d'Arte e arrivederci, anzi a risentirci su queste frequenze mercoledì prossimo. Ciao ciao.